Una bella manifestazione che come dire, segnala che non ci si rassegna, no? Però bisogna dare anche un segnale di speranza. I problemi, le questioni dello sviluppo a Crotone sono in parte come dire, affrontabili localmente, ma certamente ci vuole una politica vera, nazionale, che investi sul mezzogiorno, sul sud, e per adesso purtroppo c'è poca roba. E quindi noi abbiamo segnalato la presenza dicendo la vostra iniziativa è accompagnata da un'azione di carattere generale che tra l'altro in alcuni casi abbiamo fatto con le imprese, con Confindustria, perché la crescita e lo sviluppo non può passare solo dall'assistenza ma dal favorire investimenti produttivi veri, seri, che diano occupazione e diano stabilità al lavoro. Questo è un po' il segnale, è un segnale importante. Crotone ha la forza per risalire, per reagire, non può essere lasciata sola. Come ha visto c'erano, non so se gliel'hanno detto, magari c'erano i lavoratori della provincia. Vibo e Crotone in Calabria stanno vivendo questo paradosso. Una riforma che avrebbe dovuto creare risparmio nella pubblica amministrazione ha creato lavoratori senza stipendio, cittadini senza servizi. Una cosa folle, perché si può anche ragionare sulla semplificazione istituzionale, ma si deve partire dal basso, cioè quali sono i servizi importanti per la popolazione. Una volta capito quali sono questi servizi, affidarli all'istituzione più utile. E ci sono dei servizi che non possono essere erogati dal comune perché sono più complicati, più complessi, e quindi ci vuole una struttura intermedia tra la regione e i piccoli comuni che svolgano queste funzioni. Qua si è partiti dalla coda, chiudiamo le province e poi vediamo, che è un po' la carlona, si dice, è veramente fatta a borracciata. Il risultato qual è? Che servizi essenziali, penso all'ambiente, alle strade provinciali, agli stessi centri per l'impiego, sono sostanzialmente abbandonati perché nel contempo il governo ha pensato bene di tagliare le risorse. L'incrocio tra queste due iniziative scellerate ha prodotto una situazione di disagio che sui cittadini impatta, sulla mancata erogazione dei servizi e sui lavoratori sulle incertezze del proprio futuro. Grazie mille.